Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere il quesito 8 della prova scritta di matematica del 2018. Leggiamo insieme il testo. In un gioco a due giocatori, ogni partita vinta frutta un punto e vince chi per primo raggiunge 10 punti. Due giocatori, che in ciascuna partita hanno la stessa probabilità di vincere, si sfidano. Qual è la probabilità che uno dei due giocatori vinca in un numero di partite minore o uguale a 12? Per poter risolvere questo quesito dobbiamo usare la formula di Bernoulli, nota anche come la formula delle prove ripetute. Mi rendo conto che devo applicare questa formula perché siamo proprio in un caso in cui ripeto un medesimo esperimento diverse volte e voglio misurare quante volte si verifichi un certo esito su tutte le prove effettuate. Nel nostro caso io voglio verificare quante partite vinco sul numero di partite totali che effettuo. Per poter applicare questa formula vi ricordo che bisogna fare attenzione che il risultato di ciascuna prova non influenzi le prove successive, ovvero che le singole prove siano tra di loro indipendenti. In termini pratici vuol dire che io ho due giocatori, A e B. Se A vince la prima partita, chiaramente la seconda partita non è influenzata dal fatto che A ha vinto la prima, perché le due partite sono indipendenti. Quindi durante la seconda partita non me ne può fregare di meno che alla prima ha vinto A, perché nella seconda partita si riparte da capo e quindi può vincere A oppure B. E il testo ci assicura che i due giocatori hanno la stessa probabilità di vincere. Per questo motivo posso quindi utilizzare la formula di Bernoulli. La formula di Bernoulli dice questo, che se l'evento ha una probabilità P di verificarsi e quindi una probabilità 1-P di non verificarsi, se effettuiamo n prove, la probabilità di avere k successi si trova con questa formula. Il coefficiente binomiale n su k moltiplicato per la probabilità che l'evento si verifichi elevata alla k per la probabilità che l'evento non si verifichi, ovvero 1-p, elevato alla n-k. Ora, nel nostro caso ci chiede di trovare la probabilità che uno dei due giocatori vinca un numero di partite minore o uguale a 12. Allora, prendiamo il giocatore A e andiamo a vedere qual è la probabilità che A vinca x partite, dove le partite devono essere minore o uguale di 12. Chiaramente qui bisogna fare attenzione, perché c'è un tranello. Il numero minimo di partite da giocare affinché uno dei due giocatori vinca è 10. Perché? Perché nel testo c'è scritto che in un gioco ogni partita vinta frutta un punto e vince chi per primo raggiunge 10 punti. Quindi io minimo devo fare 10 partite per avere un punteggio di 10. Voglio calcolare la probabilità che il numero di partite sia minore o uguale di 12. Quindi la scrivo così. P di x, dove x chiamo il numero di partite, sia minore o uguale di 12. Chiaramente questa probabilità la posso scrivere in questo modo, perché x è un numero che minimo deve essere 10 e massimo, perché qui c'è minore o uguale, deve essere 12. Quindi calcolare la probabilità che x sia minore o uguale di 12 vuol dire calcolare la probabilità che x sia uguale a 10 più la probabilità che x sia uguale a 11 più la probabilità che x sia uguale a 12. Il nostro obiettivo quindi è calcolare queste tre probabilità. Andiamo a calcolare la prima. X è il numero di partite. Quindi dire che il numero di partite è uguale a 10 vuol dire che le prove, cioè il mio n di questa formula, vale 10. E i miei successi devono essere 10, perché per poter vincere devo fare un punteggio di 10. Quindi il mio k vale 10. Applichiamo alla lettera la formula. La probabilità, siccome entrambi hanno la stessa probabilità di vincere, quindi data una partita, il giocatore A può vincere con probabilità del 50% e il giocatore B può vincere con la probabilità del 50%. Quindi P corrisponde a un mezzo. Chiaramente la probabilità contraria, 1-P, vale di nuovo un mezzo. Ora che abbiamo tutti i dati andiamo ad applicare la formula. Chiaramente qui ho un mezzo elevato a n-k, 10-10 fa 0. Il coefficiente binomiale 10 su 10 per le proprietà dei coefficienti vale 1. Quindi la probabilità che A vinca 10 partite è un mezzo alla decima, perché vi ricordo che una potenza elevata alla 0 fa sempre 1. Ora abbiamo trovato il primo termine, andiamo a calcolare il secondo termine, ovvero la probabilità che x sia uguale a 11. Quindi se il numero di partite è uguale a 11 vuol dire che il numero di prove n vale 11 in questo caso. Il numero di successi quanto vale? Chiaramente io vinco
se ho un punteggio di 10, ovvero se vinco 10 partite, quindi K successi da noi K vale 10. Ovviamente la probabilità vale sempre un mezzo. Andiamo quindi a sostituire questi valori nella formula. Il coefficiente binomiale 11 su 10, il primo numero fattoriale, e al denominatore devo fare il numero sottofattoriale per 11 meno 10, quindi 1 fattoriale. Questo calcolo, se lo fate con la calcolatrice o se siete esperti di fattoriali, sapete che fa 11. E quindi viene 11 per un mezzo alla 11, perché per la proprietà delle potenze, avendo la stessa base, posso sommare gli esponenti. Tuttavia, questo risultato mi dà la probabilità di vincere 10 partite su un totale di 11. Chiaramente da questa probabilità io devo escludere il caso in cui vinca subito 10 partite consecutive. Perché? Perché noi sappiamo che il gioco si ferma appena uno giocatore totalizza 10 punti. Quindi se il giocatore A vince la prima partita, vince la seconda, vince la terza, la quarta, la quinta, la sesta, fino alla decima, totalizza 10 punti su 10 partite. Ma noi qui stiamo dicendo che sto giocando 11 partite, quindi vuol dire che magari il giocatore A perde la prima e poi vince le 10 successive, oppure vince la prima, perde la seconda e poi vince le successive. Quindi in questo caso, da questo risultato devo togliere la probabilità che il giocatore vinca 10 partite consecutive, perché altrimenti mi ritrovo già in questo calcolo e quindi quando andrò a fare questa somma mi troverò calcolata due volte la probabilità di vincere 10 partite su un totale di 10 partite giocate. Quindi cosa devo fare? Devo togliere a questo risultato la probabilità di vincere 10 partite e di perdere l'ultima. Questa come la facciamo a trovare? Io faccio sempre questo disegnino qua. Supponiamo che qui ho 11 caselle, ogni casella è una partita. Quindi giocatore A, la prima casella vince, quindi scrivo V. Poi vince anche la seconda partita, la terza, la quarta, fino alla decima. L'ultima perde. Chiaramente se io gioco 11 partite, quindi 11 caselle, nel momento in cui vinco alle prime 10, l'ultima partita, l'undicesima, non ha senso giocarla perché il gioco si ferma appunto non appena ho totalizzato un punteggio di 10. Quindi da questa probabilità devo togliere il caso in cui vinco 10 volte consecutive e perdo all'ultima. Quindi la probabilità di vincita la prima partita è un mezzo, la probabilità di vincita della seconda è sempre un mezzo, quindi devo fare un mezzo per un mezzo per un mezzo 10 volte, ovvero un mezzo alla 10. Per la probabilità di perdere è sempre un mezzo alla undicesima partita, quindi un mezzo alla 1. Da questo risultato devo togliere un mezzo alla 11 e quindi questo lo riscrivo, sommo i coefficienti davanti, 11 meno 1, 10. Così ho trovato la probabilità di vincere 10 partite su un totale di partite pari a 11. Ultimo andiamo a calcolare la probabilità che x sia uguale a 12, che quindi giochi 12 partite. Il numero di partite quindi n è 12 e il numero di successi chiaramente è sempre 10, perché io per poter vincere devo fare un punteggio di 10, ovvero vincere 10 partite. La probabilità è sempre la stessa, quindi andiamo applicare la formula. Calcoliamo il coefficiente binomiale 12 su 10, questo calcolato con la calcolatrice oppure applicando le proprietà dei fattoriali fa 66, allo stesso modo qui per la proprietà delle potenze sommo gli esponenti, quindi viene 66 per un mezzo alla 12, però anche qui io devo tener conto di giocare 12 partite, quindi non posso includere in questo calcolo la probabilità che il giocatore ha vinca le prime 11 partite, perché in tal caso sarei in questa situazione qui e quindi la dodicesima partita non ha senso che la giochi. Per questo motivo devo andare a sottrarre questo risultato con la probabilità che io vinca le 10 partite su un totale di 11 e non su 12. Quindi come prima, per capire meglio la situazione, facciamo uno schemino, quindi facciamo 12 caselle. Quindi io ho 12 caselle. Per poter giocare 12 partite vuol dire che il giocatore A magari perde la prima, perde la seconda e poi vince tutte le altre. Oppure perde la prima, vince la seconda, perde la terza e poi vince tutte le altre. E così via, i casi possibili ce ne sono diversi. Devo escludere da questo calcolo i casi in cui il giocatore A vinca, quindi ottenga un punto di 10 entro le 11 partite, perché per esempio se il giocatore A perde la prima partita e poi vince le successive 10, io ho che in 11 partite ho vinto 10 volte, quindi la dodicesima casella non ha senso considerarla la dodicesima partita, perché appunto io perdo la prima e poi vinco
tutte e 10 le successive partite. Quindi quando arrivo a 11 partite, il giocatore A ha già vinto. Allo stesso modo non mi va bene che il giocatore A, per esempio, vince la prima, perde la seconda e vince tutte le altre. Quindi se spostiamo questa P di casella in casella, tutte queste 11, perché ho 11 caselle, situazioni, non mi piacciono. Perché? Perché le ho già conteggiate nel calcolo di P di X uguale a 11, quindi da questo risultato devo sottrarre 11 volte la probabilità di avere questa situazione, quindi vinco 10 volte e ne perdo una in 11 caselle, quindi un mezzo alla 11. Perdo alla 12esima, ovvero per un mezzo alla 1, quindi qui ho un mezzo alla 12, devo fare 66 meno 11, viene 55 per un mezzo alla 12. Quindi ho trovato così anche la probabilità di fare 12 partite e di vincere chiaramente 10 partite su un totale di 12. Andiamo quindi a trovare P di X minore o uguale di 12, basterà sommare le tre singole probabilità che ho ottenuto. Questo calcolo, non ci interessa farlo, ci dà la probabilità che il giocatore A vinca un numero di partite minore o uguale di 12, ma ci chiedeva di trovare la probabilità che uno dei due giocatori vinca un numero di partite minore o uguale di 12, quindi la probabilità totale è data dalla probabilità di A di vincere un numero di partite minore o uguale di 12 più la probabilità di B di vincere un numero di partite minore o uguale di 12. Il testo diceva che A e B hanno la stessa probabilità, quindi un mezzo, per cui se rifacciamo di nuovo questo calcolo troveremo che P di X minore uguale di 12 nel giocatore B sarà uguale a questo risultato. Quindi la probabilità totale, in sintesi, è due volte la probabilità di A, quindi due volte questo risultato. Se lo andiamo a fare con la calcolatrice, questo viene 0,0385, che in termini percentuali, ovvero moltiplicando per 100, equivale al 3,9%. Se volete altri video sull'esame di maturità, cliccate sul bottone mi piace, così nei prossimi giorni ne caricherò di altri. Se vi va, lasciate qui un commento per dirmi come vi state preparando al grande giorno. Io sono curiosa e soprattutto altri, leggendo i vostri commenti, potrebbero trarne profitto. Io vi auguro buono studio e vi ricordo che se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.